L'edificio più interessante di Ragusa Ibla è sicuramente Palazzo La Rocca. Palazzo La Rocca fu costruito per iniziativa di Don Saverio La Rocca, barone di Sant'Ippolito, intorno al 1765, sulle vecchie case di famiglia, e come tutti i palazzi nobiliari del Settecento fu costruito nei pressi di una chiesa, in questo caso vicino al Duomo di San Giorgio. La facciata del palazzo si sviluppa parecchio in lunghezza e nella parte centrale troviamo due paraste angolari. Il palazzo presenta 8 bellissimi balconi. In ogni balcone troviamo un tema sviluppato. Abbiamo il balcone dei cherubini, del telamone, degli amorini, della fantasca, una vera e propria foto in quanto rappresenta una donna che si prende cura del proprio bambino. I balconi del suonatore di mandorle e del suonatore di flauto che ci dicono come il bel canto, la musica e la danza fossero molto importanti per la società gentilizia di quel tempo. E infine il balcone del cavaliere. Nel balcone del cavaliere, nella parte centrale, troviamo un cavaliere attorniato da un viso mascherato e da un uomo occhialuto che rappresenta l'astuzia. Sopra troviamo un uomo da una folta capigliatura pronto a tirar di spada, attorniato da due facchini, uno che tiene in mano un'ampolla e delle oche e un altro che tiene in mano un barile. Noi ci fermiamo qui e lasciamo la parola ai nostri compagni del Liceo Classico e dell'Istituto per Geometra. Cosa sono i mascheroni? Le abbiamo studiate queste sculture. Sappiamo che dietro le loro smorfie si nascondono significati segreti. Eppure, nessuno riesce a toglierci di testa che il loro aspetto è il nostro, che i loro volti sono quelli della nostra gente. Ridete? Guardateli bene. Quest'uomo occhialuto non sembra quel ragazzo seduto a prendere il caffè? E questa donna, bassa e sorridente, non somiglia alla ragazza seduta dietro l'angolo? State attenti, però, a non fissarvi troppo a lungo. Potrebbe accadervi quanto è successo a Meno, un ragazzetto come tanti, dagli occhi azzurri e dai capelli lisci e dalla corporatura esile, ma che un giorno, suo malgrado, sarebbe diventata una persona importante. Meno lavorava nelle cave di pietra, trasportava il materiale destinato alla ricostruzione dei palazzi di Ibla dopo il terremoto. Faceva sempre la stessa strada e non poteva fare a meno di levare in su gli occhi e di osservare i mascheroni. Un giorno, camminando da solo, rimase colpito dallo sguardo maligno di una di quelle maschere che emanava una luce così forte che lo fece cadere a terra folgorato. Al suo risveglio, Meno non ricordava più nulla e il giorno dopo tornò ai suoi mascheroni. Si arrampicò sul muro e divenne di pietra anche lui. Aveva il viso tondo, gli occhi piccoli e i capelli arruffati. Da allora in poi, Meno trascorse i suoi giorni a reggere i balconi che lui stesso, con le pietre portate a spalla, aveva contribuito a costruire. Era finalmente una di quelle sculture che la gente, passando, osserva con inquietudine e stupore. Avete capito? Le pietre sono persone, e come le persone, hanno sempre da raccontarci una storia.